Il piccione Yankee Doodle è nuovamente in volo per un'altra missione di vitale importanza. Egli usa particolari strategie nello sforzo di sfuggire al flagello del cielo, Vic Dastardly e il suo temerario squadrone avvoltoi. Comunque, anche Dick Dastardly ha le sue strategie particolarissime. Piloti temerari dello squadrone avvoltoi, dipende da voi fermare quel piccione! Pronti? Via, via, via! Prima o poi dovrò smetterla con questi discorsi di incitamento. Ehi, Timmy! Sei da... Del cordo anche tu! Operazione cacà, camera d'aria! Oh no, 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 non quella! Accidentaccio a quel fifone! Buckley, acchiappalo! Bel lavoro, Buckley! Che cosa? Pretenderesti una medaglia per quello che hai fatto? Va bene, va bene. Dunque, fammi vedere. Ah, eccone una magnifica. Eccoli qua. Mi raccomando, portala bene. Ah, che schifo di medaglia, mamma mia. Ora ti faccio vedere io, ti faccio vedere. Allora, sei pronto, Zilli? Pronto! Forza, dare inizio all'operazione Fionda! Bene! Oh, lo so che questa trappola per pipì piccioni non funzionerà mai. Vieni qui, pipì piccolino, fai come se questa gabbia fosse cacacaca a casa tua. Oh, lo sapevo che non avrebbe più funzionato. Oh no! Zilli, torna indietro! Mi dispiace, capo. Per meno di 2 centesimi ti farei trasferire subito al Polo Nord, Zilli. E per meno di 1 centesimo spedirei Buckley e Clunk a raggiungerti. È per te, Didi. Pronto? Sì, sì, signor generale. Sì, abbiamo sbagliato di nuovo. Come? Lei dice che sta mandando qui da noi un esperto per metterci in forma. Sì, signore, saremo pronti per riceverlo. Ora voi brutti anatrocoli, datevi da fare! Dovrete cercare di rassomigliare a un vero squadrone volante quando arriverà questo esperto. Ecco, dovrebbe essere.